慢の罪、ライオン氏、エスコヌーズ。Questo canale è in collaborazione con Together Price per account Netflix, Spotify, Nintendo e tanti altri scontati fino a più del 75%. Dal 18 al 29 novembre vi è la promozione Black Friday, dove, dopo essere entrati in un gruppo e, una volta effettuato il pagamento, sul secondo pagherete solo 99 centesimi al posto di 3,49 euro. Per maggiori informazioni vi invitiamo a controllare il link in descrizione. Bella a tutti ragazzi, qui Vedata Channel. Dopo la shitstorm di ieri sul capitolo, torniamo con il penultimo video della settimana, ovvero il nuovo episodio di Nanatsu no Taizai, che poi, shitstorm. Abbiamo visto più commenti positivi e più interessati a quello che succede nel capitolo piuttosto che quelli negativi, perché spoiler, lo spoiler lo sapevamo dal capitolo 317 e anche prima, ma vabbè. Poi questa, la maggior parte, è la stessa gente che ti giudica quando guardano gli spoiler del capitolo in giapponese, se lo vedono in coreano, poi non sanno una ceppa d'inglese quindi devono aspettarlo in italiano, però comunque sanno già a metà capitolo. Inoltre non puoi comparare i loro personaggi preferiti come Jiraiya, Bardock o altre cose, perché altrimenti si offendono, perché quelli sono capolavori. Nanatsu no Taizai è merda, non è uno shonen a quanto pare, nessuno può piacere, però va bene. E poi lì sono i primi che ti chiedono: ma è più forte Saitama o Goku? Ok. Chiusa la mini parentesi molto veloce, oggi portiamo la recensione, appunto, dell'episodio 7 di Nanatsu no Taizai, stagione 3. E anche qui, non chiedeteci dove lo vediamo. L'episodio comincia con l'arrivo di Zeldris, con le host che gasano sempre, perché questa host è figa. L'Executioner comunica a Gopher che il re dei demoni sia leggermente incazzato e lo invita a tornare nella sua cella, altrimenti verrà considerato come traditore e verrà dunque ucciso da quest'ultimo. Gopher riconosce la superiorità di Zeldris, ma Dian si intromette e lascia al mago e alla bambola il tempo di fuggire. Zeldris riconosce subito il re dei giganti, Droll, e vi ingaggia una lotta. Dian utilizza la danza di Droll per combattere contro il comandamento, e qui abbiamo una buona animazione. Mentre Dian utilizza questa danza, la sua magia cresce. Vi ricordiamo anche che può usare ogni singola mossa del gigante, ma Zeldris è troppo forte e con un semplice calcio riesce a sigillare il potere di Dian. Anche la gigantessa riconosce la superiorità di Zeldris, ma noi ora ci chiediamo: c'è davvero qualcuno che non abbia capito il suo livello? Stiamo praticamente comparando formiche con draghi. Non penso si chiami esecutore a caso. In questo momento, però, Zeldris si presenta non come comandamento, ma come re dei demoni temporaneo. E qui spieghiamo meglio. Zeldris è la personificazione del re dei demoni, con una buona parte di potere affibbiata a lui dal re stesso, non per altri magheggi strani. È semplicemente questo. Qui la nostra personificazione del re propone a Dian due scelte: morire o diventare un comandamento. E anche qui, altra host che... boh, le azzeccano tutte ormai. Ci spostiamo momentaneamente al presente, dove il vero Droll parla della sua esperienza. Ma non facciamo in tempo a rimanere un attimo nel presente, che torniamo ancora una volta nel passato. Zeldris riconosce in Droll due doni di vita. Uno la sua forza e l'altra la solitudine. Il suo corpo, difatti, è il più grande se confrontato con altri giganti. Una pelle bluastra, zaffiro. Occhio che può leggere la potenza magica e quattro braccia. Dian si rivede molto nel trascorso di Droll, dato che in un clan di giganti il più strano sarebbe rimasto lui. Qua, piccolo off topic, nell'animazione precedente della danza dove si vede Dian, Droll con quattro braccia, uno è più in alto, sì, lo sappiamo, si vede. Infatti è un po' low budget, però, il resto è a posto. Zeldris quindi propone nuovamente di unire le forze al clan dei demoni, perché così non verrà più giudicato da nessuno e otterrà un grandissimo potere. Da lì a poco, Dian si sveglia, trovando King in lacrime, Droll stupito e Gloxinia altrettanto. Il gigante quindi domanda ad ella come avesse raggirato le sue scelte. Beh, la gigantessa risponde solo che... fuggì. Fuggì, non rispondendo affatto. Proprio il Nigerundayo alla Jojo, ma... vabbè, per non parlare del Yare Yare di Gopher, del mago, che mi ha ricordato un sacco il Yare Yare da sé di Jotaro. È un'altra storia questa. King sviene e ci ritroviamo successivamente nella foresta delle fate. Qui abbiamo il momento smielato dove finalmente Dian ricambia i sentimenti di King e finalmente abbiamo un lieto fine per i due.
Scopriamo anche che Gopher, nello scorso episodio, ha restituito a Diane tutti i suoi ricordi andati persi. Altrove, poco più avanti invece, troviamo Gloxinia e Gerard, dove l'ex re delle fate si scusa con la sorella. Qui scopriamo un piccolo retroscena. Alla fine, Oslo si scopre essere, per esclusione, la nuova forma di Ro, dato che disse che avrebbe protetto Gerard qualunque forma avesse ottenuto dopo la sua morte. Addirittura perdona Gloxinia. Diane e King, invece, decidono di fare il ritorno a Lyonesse, dato che l'ex re sarà presente per proteggere la foresta. Ci spostiamo quindi di nuovo a Lyonesse, dopo tanto tempo, dove i 5 di 7 peccati sono già riuniti, convocati da Merlin per la profezia del re Bartra. In sintesi, devono recarsi alla capitale nella torre del castello dove furono accusati di tradimento. Allora lì, i 7 peccati capitali si rincontreranno durante una fitta nebbia. Come predetto, i 7 si riuniscono e, dopo la rimpatriata, il re si presenta con un cuore in mano, anticipato precedentemente da Diane e svelato quindi essere il cuore appartenente a Gopher, la bambola. Quest'ultimo però scappa via e, nel finale della puntata, Meliodas ricorda la quarta regola dei 7 peccati capitali. Quando un amico è in difficoltà, dovranno unirsi per salvarlo. Così finisce l'episodio. Non diamo un vero e proprio voto, ma si aggira sul 6, 6 e mezzo, molto esagerando. Non ci sono grandi animazioni, per lo più vi sono still animate e art generali. Capiamo comunque che non siamo arrivati ancora al climax della serie, però siamo molto vicini, quindi attendiamo, o almeno ad uno dei climax. Detto questo, noi speriamo il video vi sia piaciuto. Vi invitiamo a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, attivare la campanella se non l'avete fatto e seguirci su Instagram. In descrizione trovate il link di Teespring per le magliette e quello di Together Price per account Netflix, Spotify e tanti altri scontati. E non dimenticate che ora è attiva la promozione Black Friday. Inoltre potete contattarci per una grafica o alla mail o su Instagram. Sempre su Instagram siamo in collaborazione con Anime King Italia, se vedete The Sims Italia e Mega Drawings. Detto questo, noi vi ringraziamo per la visione. Un saluto da Vedata Channel. Ciao!